Ciao ragazzi e bentornati su Informaticaso. In questo breve video tratteremo il protocollo di rete DNS. Cominciamo. Il Domain Name System, o sistema di dominio dei nomi, ha la funzione di tener traccia dei nomi e degli indirizzi IP degli host di una rete. Prendiamo ad esempio la rete più grande al mondo. Su internet è presente il famoso World Wide Web, nel quale ogni sito è raggiungibile attraverso un indirizzo IP. Per un calcolatore, l'IP è sufficiente a garantire la navigazione internet. Tuttavia, l'uomo non è in grado di ricordare l'indirizzo di rete di tutti i siti che intende navigare. Noi esseri umani abbiamo bisogno di dare un nome alle cose. Vediamo quindi in che modo il protocollo DNS ci viene in aiuto. Quando scriviamo google.com sul nostro browser, un server DNS è delegato a risolvere quel nome con l'indirizzo IP di Google. Una volta ottenuto tale indirizzo, il nostro computer può collegarsi a Google. Può tuttavia capitare che il nostro server DNS non sia in grado di restituirci l'IP di un sito. Spesso è solo un problema di rete temporaneo, ma in tal caso il nostro computer non sarà in grado di raggiungere l'host desiderato, a meno che l'utente non conosca l'indirizzo IP di destinazione e riesca dunque a bypassare il guasto al servizio DNS. Questo perché il nostro computer non ha bisogno del nome di un host per potervi comunicare. Il servizio DNS del World Wide Web è una rete enorme organizzata in modo gerarchico. Quando digitiamo un URL, possiamo vedere tale gerarchia, organizzata in tre livelli suddivisi da un punto. Il Top Level Domain, rappresentato dalla parola prima del punto partendo da destra, il secondo livello, che riporta generalmente il nome principale del sito, ed il sottostante terzo livello. Queste informazioni sono tutte salvate all'interno di server DNS distribuiti in internet. I più importanti si chiamano root server e sono circa una decina in tutto il mondo. Tali server sono in grado di indirizzare le richieste di risoluzione nome IP relative al top level domain. I server DNS, dunque, comunicano tra loro ed aggiornano costantemente il loro database. Un qualunque internauta, quindi, difficilmente navigherà se non dispone di un server DNS pronto a risolvere i nomi dei siti digitati nel browser. Il server DNS è parte integrante della configurazione di rete di un PC ed è un servizio generalmente fornito dal provider della nostra connessione internet. Quando digitiamo un nome, il nostro DNS risponde per primo e se non è in grado di trovare l'IP corrispondente, inoltra la richiesta agli altri server DNS, per poi aggiornare il suo DB. Il dispositivo casalingo, che generalmente chiamiamo router o modem, svolge in realtà numerose funzioni contemporaneamente, tra cui, come abbiamo visto, quella di server DNS. Bene, grazie per aver visto questo video. Speriamo sia stato utile. Noi ci vediamo alla prossima su Informaticaso.